un nuovo ufficio mobile per la Polizia Locale di Arezzo. Il nuovo mezzo è da oggi a disposizione degli agenti ed è destinato al servizio di rilevamento degli incidenti stradali. Sostituisce un veicolo ormai obsoleto con oltre 350.000 km e quindi fa parte di quel progetto con cui l'amministrazione comunale ha voluto completamente rinnovare il parco veicoli della Polizia Locale. È, diciamo così, stato costruito su indicazione degli stessi agenti, cioè di coloro che operano sulla strada e che quindi hanno chiaramente necessità di avere a portata di mano determinate cose che molto spesso noi magari dall'ufficio non possiamo neanche ben enucleare. Ormai la Polizia Municipale ha la delega quasi completa per il rilevamento dell'incidentalità e quindi ha un impegno fuori sede molto costante e anche molto, come dire, impegnativo dal punto di vista anche della risorsa. Per questo l'amministrazione ha voluto, su richiesta del comandante, dotarli di un nuovo mezzo che sostituisce quello vecchio, molto più efficiente, molto più prestante e quindi in grado anche di svolgere in maniera più rapida i servizi che i nostri uomini fanno ogni giorno, purtroppo, per rilevare gli incidenti stradali. Il nuovo ufficio è dotato di scrivania e di tutti gli strumenti necessari all'accertamento dei sinistri, dai segnali di pericolo temporaneo da posizionare sulla carreggiata all'etilometro. No, qui c'è i vari cassetti che servono per il materiale per il rilievo dell'incidente. Questi sono i candelotti che si accendono quando c'è di notte pericoloso. Questo sicuramente ci andranno, oltre che le catene per l'inverno, le macchine fotografiche. Qui metteremo i cartelli proprio per... Poi, come ho spiegato, queste sono le luci che servono di notte per, anche per scrivere, e in caso notturno abbiamo la sicurezza migliore, che è questo tasto che ci dà i lampeggianti blu. Nel 2017 il numero degli incidenti è diminuito del 10% rispetto al 2016. Restano comunque 800 i sinistri rilevati nello scorso anno, di cui 10 mortali. Il più frequente è l'urto laterale. Chiaramente vorremmo quantomeno giungere anche ad un abbassamento molto più forte del numero dei mortali, perché ancora ci preoccupa.